io ho una gran voglia di vincere, i ragazzi hanno una gran voglia di vincere, non vinciamo in casa ma in campionato in generale, purtroppo dalla partita con la Pro Vercelli, sono 5 partite con quella di domani, quindi c'è voglia di tornare alla vittoria, c'è voglia di riassaporare i 3 punti in casa, c'è voglia di muovere la classifica in maniera sostanziale, quindi sarà un aspetto che deve essere un'arma positiva e non sicuramente una preoccupazione negativa. Invece i fidati decidono oppure no? Non possiamo ragionare per la partita successiva, dobbiamo ragionare questa gara anche perché credo non avrebbe senso preoccuparsi della partita dopo e non guardare a questa, che invece per noi è la più importante, anche perché il Brescia viene da 2 sconfitte, noi veniamo da 2 pareggi diversi, però vogliamo noi tornare alla vittoria, il Brescia a far punti, quindi sarà una partita difficile, ma che allo stesso tempo bella. Sì, da dove bisogna ripartire un po'? Diciamo dalla buona prestazione di Bari, dove la squadra diciamo dietro soprattutto ha dimostrato di non cadere in quelle sbavature, così come era avvenuto appunto contro Cesena, e se ripensiamo anche alla partita d'andata contro il Brescia, perché evoca ricordi poco piacevoli con quel pasticcio finale. Diciamo, questo può essere un buon punto di partenza, diciamo il pragmatismo e la solidità difensiva senza incorrere in determinate sciocchezze che purtroppo abbiamo poi la squadra pagato care. Sicuramente, il fatto di, secondo me, le partite più belle a livello difensivo le abbiamo fatte fuori casa, perché c'erano più spazi, c'erano più possibilità di giocare magari, e quindi inevitabilmente anche gli avversari giocando in casa provavano di più a vincere, a giocarsela. In casa abbiamo spesso affrontato delle squadre che tendevano a chiudersi e che abbiamo magari anche noi per merito, per atteggiamento, chiuso noi nella loro metà campo, quindi avevamo meno occasioni per difendere, però le abbiamo sbagliate quando ci sono capitate, no? Magari se erano di ingenuità, un rimpallo, un contrasto perso, un passaggio sbagliato, e fuori casa che invece l'atteggiamento è diverso. Non so, forse fuori casa c'è una maggiore attenzione alla fase difensiva perché si ha questa idea che in casa si debba sempre giocare per vincere, fuori casa bisogna stare attenti a non prendere gol. Il nostro equilibrio sta nel trovare la determinazione in fase difensiva che abbiamo fuori casa e alla voglia invece di vincere, di produrre gioco che abbiamo in casa. Questo sarà un po' il percorso che dovremo fare in questo giro di ritorno. Non è facile perché leggevo delle statistiche, noi siamo in B la squadra che ha utilizzato più giocatori di tutti, in assoluto 32 giocatori, molti per merito dei ragazzi, alcuni anche per necessità, perché abbiamo avuto tantissime defezioni anche nel mercato, abbiamo cambiato tanto, spesso entrano in campo giocatori all'esordio assoluto, penso a Forte, Terrani, lo stesso Mustacchio, lo stesso Brignoli, quindi che arrivano e vanno direttamente in campo. Ripeto, un po' perché sono giocatori per noi importanti, un po' anche per necessità, perché numericamente a volte siamo stati veramente a corto. E quindi molte volte non è facile trovare un equilibrio. Credo che il percorso migliore che abbiamo fatto è stato quando abbiamo avuto la rosa a disposizione, quasi per intera, abbiamo fatto un ciclo di partite dove bene o male l'11 base era lo stesso, siamo riusciti a dare continuità e a quel punto cambiare 1 o 2 pedine diventa anche più semplice. Quando si cambia sempre, tanto, forzatamente, questo è un po' più difficile. Le disponibilità e Brignoli come sta? Brignoli sta bene, stamattina si è allenato, quindi domani sarà per la partita. Le indisponibilità sono Nicastro, che dovrebbe da lunedì, martedì, rientrare gradualmente in campo, e quindi dovremmo averlo a disposizione per sabato a Terni, e siamo contenti perché anche lui manca da Spezia, quindi sono 1,5 mesi abbondanti. Poi non ci sarà di Carmine, che ancora qualche settimana, ma anche lui ha ricominciato a correre, già solo vederlo trotterellare in campo è stata per noi una bella notizia. Rosati, che sta riprendendo praticamente quasi tutte la sua attività, oggi l'ho rivisto con i guanti, l'ho visto fare esercizi da portiere, quindi
Pian piano stiamo recuperando anche questi. Purtroppo non ci sarà Mancini, che sapete sarà fuori a lungo, e degli altri. Vabbè, Traoré, che ci ha avuto l'altro giorno in amichevole un risentimento muscolare, credo che tra stasera e domattina farà le valutazioni attraverso risonanza o eco, non so.